siamo pronti? Sì, siamo pronti. Ok, ma tutto il casino che c'è là? No, beh, pure tranquillo, perché tanto non si vede nulla. Ma ho un po' i miei dubbi, sarà un po' come dici tu. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Marco, questo è iTrust Blog. Sicuramente sono state delle cuffie molto chiacchierate, ma d'altronde amici lo sappiamo, Apple ci ha sempre abituato a prodotti di un certo livello, sia dal punto di vista qualitativo che funzionale. La domanda amici che tutti si fanno, ha senso andare a sborsare 629 euro per questo paio di cuffie? Analizziamo qualità costruttiva e materiali utilizzati per la creazione di queste AirPod Max. A livello costruttivo amici c'è veramente poco da criticare a queste AirPods Max, sono costruite veramente in maniera eccellente e i materiali utilizzati sono i materiali ai quali Apple ci ha sempre abituato, materiali ottimi, quindi alluminio e anche una gomma molto morbida e soft al tatto che rende l'esperienza di utilizzo veramente eccezionale. Inoltre amici, le orecchie vengono racchiuse perfettamente all'interno di queste AirPods Max, quasi a volte si scorda di averle addosso. Molto utile e comoda la rotellina per andare ad aggiustare il volume. Questo cuscinetto protettivo rende l'esperienza di utilizzo veramente eccezionale. Si può andare a rimuovere semplicemente in questa maniera perché è magnetico e si può andare a sostituire magari anche con altri colori se si volesse andare a personalizzare l'AirPods Max con un colore preferito. Ma andiamo amici dritto al punto, ha senso andare ad acquistare 629 euro di cuffie Apple? Bene, ovviamente amici sappiamo tutti che Apple ci ha sempre abituato con dei prodotti con una qualità veramente elevata sia a livello costruttivo sia a livello funzionale. Queste AirPod Max amici funzionano veramente benissimo, hanno la rimozione del rumore di sottofondo, la musica e tutto quello che stiamo ascoltando si sente veramente con un audio pulitissimo, pulito e cristallino. E sinceramente amici sono veramente comode e a volte ci si scorda di averle proprio indossate. Amici, parliamoci chiaro, queste sono delle cuffie idealizzate e studiate per delle persone che vogliono utilizzarle a livello privato, quindi non a livello professionale. Sono delle persone che vogliono magari utilizzare queste cuffie per ascoltare un film, per ascoltare della buona musica, magari anche mentre stanno viaggiando. Io personalmente, amici, le utilizzo molto per guardare le mie serie televisive su Netflix o su Amazon Prime con il mio iPad Pro o con il mio iPhone. E amici, mi trovo veramente, veramente bene. Sono comodissime, sono veramente ergonomiche, ma la cosa che mi ha fatto veramente stupire, mi ha fatto apprezzare questo paio di cuffie, come vi dicevo, dopo tanto tempo, dopo tante ore che le utilizzate, vi scordate quasi di averle indossate, perché molte cuffie a volte fanno male proprio alle orecchie, dopo un po' di tempo si sente proprio il dolore. Beh, con queste non succede proprio per nulla. Bene amici, e quindi rispondendo alla vostra domanda, conviene acquistare questo paio di cuffie? Secondo me sì, ne vale la pena e non ve ne pentirete. Io mi trovo benissimo amici, però non ditelo a nessuno. Bene amici, spero che questa video recensione delle AirPod Max vi sia piaciuta. Ho voluto portare la mia esperienza di utilizzo di queste cuffie che le sto già utilizzando da circa 5 mesi. Mi trovo veramente bene, lasciate un commento qua sotto se già le state utilizzando. Mi raccomando, iscrivetevi al canale sempre per vedere contenuti come questo. Lasciate un bel commento, condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Marco, ciao!